colorate. Oggi sono tornata qua da loro, sapete che io sono fissata con questo posto, perché alla fine in mezz'ora brucio un sacco di calorie, cosa che non faresti in una normale palestra. E basta. Niente, quindi io, siccome battevo la fiacca abbastanza ultimamente, che figo senza occhi colorati. Oggi sono tornata qua da loro, sapete che io sono fissata con questo posto, perché alla fine in mezz'ora brucio un sacco di calorie, cosa che non faresti in una normale palestra. E basta. Allora, praticamente, ora ve la presento bene, vi spiego un po' di lei. Lei è una delle più brave e tra l'altro insegna anche e fa, si pronuncia esattamente... Extension ciglia, oppure detto anche lashes. Lashes. Ecco, non volevo fare la figura di merda che ho fatto perché non so pronunciarlo bene in inglese. Quindi vi faremo vedere poi la foto del prima e la foto del dopo. Ragazze, guardate la differenza. Sono in cashmere. E sono pazzesche. E lei, oltre ad essere su Milano, ma non guardate sopracciglia che le devo sistemare per favore, potete trovarla assolutamente anche a Lugano. No, ma raga, guardate, vi prego. E quando è in vacanza pure. Praticamente lavora sempre. Raga, guardate qua. Cioè, posso spostare il vento. Eccola. Grazie mille. Ciao ragazze, allora oggi io sono tornata qui a fare questo. Sapete che la depilazione definitiva per me è una delle migliori scoperte assolute e quindi niente, oggi faccio il mantenimento perché d'estate magari ne spunta qualcuno in più per gli ormoni e per il caldo e quindi oggi arriva la martita, un secondo e mi passa tutto. Ragazza, allora quando mi chiedete dell'extension, praticamente sono in cheratina a freddo. Perché a freddo? Perché vengono messi con ultrasuoni, ma ci sono dei pacchi così e la Sabri poi ve le applica anche di diversi colori. Allora, volevo chiedervi un consiglio. C'è qualcuno di voi, italiano, non italiano, beh, se non è italiano ovviamente non capirai nulla di quello che sto dicendo, quindi, che fa il fotografo e si trova a Formentera, non il paparazzo, il fotografo, poi per fare degli scatti carini. Altra cosa che volevo sapere è se voi italiani, insomma, siete alcuni... magari chi ha la casa, chi non ha, insomma, chi va spesso è riuscito ad andare, soprattutto se conoscete un posto dove fanno wake a Formentera. Ragazzuole, se venite in questo centro troverete lei. Ciao. È bravissima di fare tutto, abbiamo fatto le manine e adesso stiamo facendo peeling. Sì, una pulizia del viso. Comunque raga, allora, stasera c'è la festa della favolosa
E che volevo dirvi, ultimamente lo sto parlando molto con voi, però sono rimasta a Milano per riuscire a fare un bel po' di cose, alcune le vedrete tra l'altro a fine agosto, inizio settembre, e adesso tipo dobbiamo preparare tutto perché io domani mattina parto, ovviamente la valigia la farò tipo stanotte. E so benissimo che per voi ometti non è bello vedere magari tutti i giorni i trattamenti o le cose, però a me piace condividere anche quello. Adesso vedrete invece paesaggi, sport, mare, acqua, tutto, quindi abbiate un po' di pazienza. A me piace mischiare un po' tutto, non mi piace mettere solo argomenti di un certo tipo e altri no. Altra cosa, ogni tanto mi capita di leggere tipo guarda adesso che faccio, guarda che... Raga, si chiamano filtri, ok? Tipo adesso vi faccio vedere gli occhi senza il filtro, ok? Per dire. Che tra l'altro vi dirò, io preferisco questo filtro pure senza gli occhi che ti dà. Questi sono i miei, boh. E niente, perché sto a testa in giù, perché mi fa ripigliare quando la pressione è bassa. Boh. Ah, tra l'altro consiglio per tutte le ragazze, io ho sbagliato e ho comprato questo... sono i body della Intimissimi, no? Non è una collaborazione. Ma è una figata perché è praticamente già incorporato il reggiseno, quindi non lo devo mettere. Top. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. La torta a me.